Bisogna diffondere il germe della bellezza, quella dei borghi. Così il presidente dell'Associazione Nazionale I Borghi Più Belli d'Italia, Fiorello Primi, alla cerimonia inaugurale del Festival Internazionale I Borghi Più Belli d'Italia, alla sua nona edizione, nella giornata clou che si è svolta a Castel del Monte. Disattesa la presenza del ministro per la coesione territoriale Carlo Trigilia, che avrebbe dovuto partecipare al convegno sui piani di ricostruzione, nel giorno della consegna ufficiale dei piani dei comuni di Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio, due dei tre borghi capofila, insieme a quello di Navelli, del Festival Internazionale, che quest'anno ha richiamato nel territorio della Conca Aquilana delegazioni provenienti da tutto il mondo. La cerimonia di apertura della giornata, un tripudio di colori e presenze, si è svolta infatti alla presenza, tra gli altri, del presidente dei borghi più belli del Giappone, insieme alla presidente della Corea del Sud, New Entry, dell'Associazione Internazionale che promuove il rilancio economico, turistico e sociale dei borghi. Ormai i borghi più belli d'Italia, i 220 comuni che ne fanno parte, rappresentano un po' l'essenza dell'Italia, quella vera, l'Italia che probabilmente ce la può fare se punta veramente, fa investimenti anche con le idee sulla cultura, sui territori, sulla rinascita dei piccoli centri, dove di fatto c'è l'Italia, quella vera. Entusiasta il sindaco di Castel del Monte, rigorosamente in tricolore, insieme agli altri sindaci dei borghi abruzzesi e non solo. Per la ricostruzione del borgo di Castel del Monte, uno dei gioielli del nostro territorio, patria indiscussa del pecorino locale, occorrono, spiega Luciano Mucciante, 60 milioni di euro spalmati in 10 anni, tanti quanti ne occorrono per ricostruire il paese, come previsto nel piano di ricostruzione. Il sindaco Mucciante, inoltre, in materia di risorse certe per la ricostruzione non sempre disponibili, propone la defiscalizzazione per i borghi montani terremotati, una sorta di tassazione alternativa, in linea con le esigenze e le caratteristiche dei borghi sempre più soggetti allo spopolamento. Noi presentiamo e sottoscriviamo il piano di ricostruzione e speriamo che da oggi si possa partire veramente con la ricostruzione dei centri storici, perché se non si parte la gente ormai è stanca e abbandona, non ha più interesse di ricostruire la propria abitazione. Quindi mi auguro che il governo possa garantirci delle risorse fisse ogni anno per poter dare anche noi una programmazione per la ricostruzione. 6 milioni di euro ogni anno. Per 10 anni ricostruiamo tutto il centro storico e complessivamente sono 60 milioni di euro necessari. È fondamentale e importante di dare in questi piccoli comuni la defiscalizzazione. Non si possono pagare le tasse come si pagano nella città. Qui bisogna incentivare le persone, quindi più che pagare le tasse bisogna dire alla gente: iniziate, fate e noi vi siamo vicini e vi aiutiamo a iniziare l'attività e quindi a non pagare almeno per 5 anni nessun tipo di tasse. Sulle note dell'inno d'Italia e il suono dei tamburi, la cerimonia inaugurale ha ripopolato la piazza centrale e metropolita di Castel del Monte, adornata a festa per l'importante occasione. Presente, oltre ai sindaci dei borghi d'Italia, il presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi e l'assessore regionale al turismo Mauro Di Dalmazio. Lavorare in rete perché siamo un sistema, sistema Abruzzo, fatto di borghi, mare e montagna. Così il presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, alla cerimonia di apertura del Festival Internazionale dei Borghi Più Belli d'Italia a Castel del Monte. Un privilegio essere qui, ha detto il governatore Chiodi, per due motivi. La regione Abruzzo rappresenta il 2% della popolazione Italia ed il 10% dei borghi più belli dello stivale è abruzzese. Il secondo motivo, spiega Chiodi, è che ci sono dei sindaci come quelli presenti che finalmente hanno smesso di pensare che il loro mondo cominci e finisca nel loro piccolo fazzoletto di terra. E chiaramente da parte dell'ex commissario alla ricostruzione il riferimento va ai piani di ricostruzione, strumento indispensabile tuttavia contestato nel dopo terremoto. Io sto cercando di far comprendere che non basta avere un bel posto perché ci si possa sviluppare sopra un'economia turistica. C'è bisogno poi di intraprendenza, di capacità di fare rete, di pensare che lo sviluppo passa per aree vaste, quindi i comuni si devono mettere insieme, perché altrimenti se pensare che lo sviluppo possa essere solamente promuovendo il proprio fazzoletto di terra non ha senso. Cioè, se uno deve venire dalla Germania per un solo borgo d'Abruzzo sta un giorno.
Se invece c'è la rete dei borghi, poi può visitarli, quindi lavorare la montagna, il mare, quindi bisogna evitare di non fare sistema, e attraverso questo forse si può lavorare meglio per il futuro. Tant'è vero che noi oggi i fondi pubblici che mettiamo a disposizione sono tutti per quegli imprenditori e per quelle comunità che si mettono in rete e che lavorano insieme. E questo credo che è la rivoluzione vera culturale che si sta facendo. L'Abruzzo delle frammentazioni, vediamo che diventa invece un Abruzzo che non è più così frammentato. Sono già i sindaci ad avvertire questa esigenza. In doppia veste, quella di assessore regionale al turismo, Mauro Di Dalmazio, anche coordinatore nazionale degli assessorati regionali al turismo sui borghi, contraltare, dice, di offerta alle città d'arte. L'Abruzzo caratterizza molto il tema dei borghi d'Italia per la presenza dei paesi, e devo dire, ne parlavo con il Presidente mentre arrivavamo a Castel del Monte, che il tema dei borghi d'Italia, come si dice, non ha sbracato. Cioè è rimasto molto selettivo, e da questa capacità di rimanere selettivo deriva la sua autorevolezza e la sua credibilità. Per cui oggi appartenere ai borghi, al club più belli d'Italia, è una cosa significativa, non è una cosa priva di significato. E dico un'altra cosa, in veste anche di coordinatore nazionale di tutti gli assessori. Noi abbiamo in Italia uno straordinario patrimonio turistico, naturalistico, paesaggistico, culturale. E la rete dei borghi più belli, deve essere, anche simbolicamente, ma non solo, un contraltare di offerta alle grandi città d'arte.